Si sa, la prima partita di campionato dopo le festività natalizie nasconde tante insidie e tranelli. Lorandina ci stava quasi cascando sino a un minuto dal 90° quando Cracco ha tolto le zavorre portando la squadra di Raffaele a volare in classifica e provare il primo tentativo di allungo sulle inseguitrici. Il Real Avola ha disputato la sua onesta partita fino a quando l'esplosione di Mastronardi nella ripresa ha spezzato l'equilibrio tattico, dando l'opportunità alla batteria degli attaccanti subentrati di firmare il risultato con due prodezze balistiche. I primi 20 minuti di partita trascorrono su un piano di assoluta parità nel gioco, intervallato da qualche parentesi di nervosismo. A fare le spese è Dama, ammonito per scorrettezza, e dalla quale si accende una mischia sedata con qualche difficoltà dall'arbitro Grasso di Acireale. È vibrante il duello di Dama con Mastronardi, il quale risponde con la stessa moneta, meritandosi anche lui il cartellino giallo. Poco dopo ancora l'attaccante Paladino fa sportellate sino a rischiare grosso per un fallo al limite del secondo giallo. Il primo calcio a rete giunge da Zingales dopo il tentativo di Dama, ma Caruso blocca in sicurezza. La prima vera occasione da gol è del Real Avola al 35° quando da palla inattiva a Caputo colpisce di testa ed Agati si oppone distinto con la difesa paladina a liberare con qualche affanno. Scampato il pericolo, la capolista si sveglia dal torpore e comincia a macinare gioco. Privitera ci prova dalla distanza, l'esterno destro si spegne sul fondo. Sul finire di primo tempo Zingales dalla bandierina coglie Crino che gira di testa, ma Caruso non si fa sorprendere. Nel secondo tempo entra un'altra orlandina agonisticamente più presente e con il cambio degli attaccanti decisivo nell'economia della gara. Al 7° della ripresa Pecorella crossa al centro per il neo entrato Cracco. L'attaccante di testa indirizza al centro della porta dove Caruso risponde in tuffo e salva il risultato. L'orlandina protesta perché ritiene che la palla avesse già varcato la linea di porta, ma la decisione della terna arbitrale sembra corretta. Crino lascia il posto a Mincica, il numero 17. Ha l'argento viva addosso e cambia il ritmo della gara. L'attaccante si produce in un assolo sulla sinistra sino a procurarsi il fallo al limite d'aria. Gli ospiti protestano per una possibile simulazione tra i più agitati Mastronardi, che viene ammonito per la seconda volta lasciando in 10 la propria squadra. Pecorella batte la punizione di poco alta sulla traversa. Zingales, schierato più avanti da Peppe e Raffaele, mette al centro una palla su cui si avventa Bilello. La conclusione è fermata sulla linea di porta. Ma il prologo al gol che arriva al minuto 16, Zingales ancora lui serve Mincica che si guadagna lo spazio per il tiro, la conclusione perfetta non lascia scampo a Caruso, è un'autentica prodezza quella del numero 17 che coglie l'angolo alto, un gol straordinario che sblocca il risultato. Sembra tutto facile ormai per l'Orlandina, ma solo 4 minuti più tardi Gaudio dal limite calcia un esterno sinistro velenoso che si infila sul secondo palo. L'attaccante è bravo ad anticipare l'intervento difensivo di Cucchiara e poi coglie impreparato Dagati alla sua sinistra. Tutto da rifare per l'Orlandina. La capolista non si perde d'animo e accelera i ritmi. Cracco, tra i più attivi, di testa sfiora il 2-1. All'89° l'attaccante non sbaglia. Privitera vince il rimpallo, la sfera arriva a Cracco che non ci pensa su e scaraventa un gran tiro sotto la traversa. Il gol dell'uomo in maschera oggi vale 3 punti fondamentali ed è incontenibile la gioia di mister Raffaele che va ad abbracciare l'uomo partita. Nei minuti di recupero il Real Avola finisce addirittura in 9 uomini per l'espulsione di Benedettino. E questa l'ultima nota di cronaca sino al triplice fischio dell'arbitro, oggi non proprio impeccabile. Adesso l'Orlandina deve preparare il derby contro la Tiger con il morale a 1000 e con una settimana in più per smaltire i carichi di lavoro necessari, ma che hanno tolto un po' di brillantezza.